Allora, il titolo, insomma, un po' forse un po' provocatorio della relazione, cioè il materialismo è sempre aleatorio, potrebbe anche essere una domanda, ma siccome tendenzialmente rispondo affermativamente, tanto vale togliere il punto di domanda, però è una questione problematica. Si potrebbe, diciamo, articolare in due tesi principali. Il materialismo è sempre aleatorio perché il termine aleatorio non si riferisce soltanto al contenuto che il materialismo analizza, quindi la lotta politica, la storia, una determinata forma di produzione economica e quant'altro, ma soprattutto al fatto che il materialismo non esiste necessariamente, cioè non c'è sempre. La seconda tesi è che quando esiste, esiste per una condizione precisa che è una presa di posizione, parte, partito, adesso poi vediamo, materialistica, che è in ultima istanza una scelta di tipo politico. Queste due tesi forse non compaiono esplicitamente in Althusser, però a mio modo di vedere possono essere articolate a partire da quanto ha scritto. Quindi io cercherò di concentrarmi sul fatto che, cioè non tanto appunto su un'analisi materialistica di ciò che è aleatorio, okay, ma sul fatto che è aleatorio il fatto che il materialismo esista. Quindi un'accezione, diciamo così, possibile, ma non forse immediatamente esplicita, almeno in alto sé. Ovviamente si potrebbe obiettare subito che, almeno secondo Althusser, tutta la storia è aleatoria e che quindi è aleatorio anche l'avversario storico, almeno filosoficamente parlando, del materialismo, cioè l'idealismo, visto che Althusser immagina la storia della filosofia come questa specie di grande lotta manichea, no, tra questi due eserciti, l'idealismo da un lato e il materialismo dall'altro, anche se poi dice che sono sempre intrecciati, no? Non esiste mai né un materialismo puro né un idealismo altrettanto puro. Detto questo, però, Althusser, a mio modo di vedere, individua una differenza che, pur essendo aleatoria essa stessa, si è affermata e consolidata diventando la struttura stessa della filosofia. L'idealismo, dice Althusser, è la filosofia dei filosofi, cioè quella filosofia nata con Platone, qui citando il testo appunto alla cosiddetta conferenza di Granada, per capirci, ma poi è una cosa che dice anche in molti altri luoghi, inizia con Platone che distingueva appunto tra gli amici delle idee e gli amici della terra, con l'intenzione di svalutare palesemente i secondi, ovviamente. E questo perché gli era in un certo senso indispensabile per fondare la sua filosofia di amico delle idee contro gli amici della terra. E è a partire da lì che l'idealismo è diventato, cito ancora, la tendenza dominante di tutta la filosofia occidentale, la base su cui è stata eretta e fondata la coppia stessa. Quindi il materialismo sembrerebbe, ad una prima visione, un primo esame, un prodotto dell'idealismo, il necessario antagonista di cui l'idealismo aveva bisogno per costruire se stesso. Quindi si potrebbe dire che la filosofia da allora è necessariamente, forse addirittura naturalmente, prendendo la natura sempre nell'accezione della natura seconda, che però è sempre prima perché la prima in realtà non esiste, di tipo idealistico. La filosofia si pone e si propone innanzitutto come idealistica e questo potremmo dire noi indipendentemente anche dal fatto che sia platonica. E anche se si propone e si descrive come necessario, ovviamente è il frutto della storia. Il fatto che il suo inizio sia aleatorio non significa che essa poi non possa diventare necessaria, cioè che non si consolidi come una struttura permanente. Una storia che però dall'idealismo stesso è in qualche maniera rimossa, a volte declassata, perché è vista appunto solo come il tempo contingente dello sviluppo della conoscenza delle terre.
L'idealismo appunto inventerebbe a questo punto il materialismo filosofico come corrente che comprenderebbe, dice sempre Tusser, empiristi, scettici, sensualisti, storicisti, eccetera. Ovviamente, come spiega Tusser, come è facile intuire, avendo una conoscenza anche minima della storia della filosofia, questa è chiaramente una posizione di comodo che Platone utilizza appunto raggruppando tutti i suoi avversari filosofici in qualche maniera all'interno di un'etichetta e per appunto fondare la sua filosofia, peraltro un'operazione che seppur in modi diversi fa anche Aristotele, forse si potrebbe dire che è un meccanismo che fanno tutti i filosofi in qualche maniera, costruiscono un avversario che può essere o reale o immaginario sul quale basare, diciamo così, la propria costruzione filosofica. Però ecco, l'idealismo sembra essere nel ragionamento althusseriano sempre una filosofia del fatto compiuto, è un po' quello che diceva anche Stefano. Quindi non si esce dall'idealismo invocando il materialismo semplicemente, non si esce dall'idealismo prendendolo in contropiede, è una citazione da Althusser ancora sempre dalla conferenza di Granada, oppure enunciando il suo contrario, non si esce dall'idealismo rovesciandolo, no? Cosa che accade, dice Althusser, nella maggior parte dei materialismi che non sono altro che idealismi rovesciati, come nel caso dell'illuminismo, dice lui, oppure di qualche passaggio di Engels. Qui forse voleva scrivere Marx, ma non ha avuto coraggio. No, voleva scrivere Engels. È una cattiveria. Uscire dall'idealismo, dunque, e dal falso materialismo, diremmo così, che l'idealismo si costruisce per comodità dialettica, ma anche per predeterminare l'identità del proprio avversario, è possibile appunto solo operando uno scarto, una deviazione, rispetto alla problematica nella quale l'idealismo si colloca, che Althusser descrive succintamente come il proiettarsi a ritroso del fine sull'origine. La questione dell'origine, scrive, è sollevata a partire da quella del fine, il fine cioè il senso del mondo, il senso della sua storia, la finalità del mondo, della storia, si proietta anticipandosi sopra e all'interno della questione dell'origine. Si potrebbe dire che siccome ci deve essere un fine del mondo e nel mondo, questo fine è il presupposto dell'origine del mondo stesso, quindi la sua vera origine. L'idea che vi sia un fine del e nel mondo ovviamente non è supportata da nessuna evidenza di tipo scientifico, neanche probabilistico, e dunque appunto è un classico luogo vuoto, quindi perfetto per l'insediarsi di ideologie più disparate, che in genere sono sempre ideologie costruite sulla proiezione dell'ordine presente del mondo su un piano di eternità e presunta immodificabilità. Per ricordare il Marx del Capitale, diciamo, queste ideologie sono quelle che eternizzano i rapporti di dominio esistenti. Quindi coprono, diciamo così, le radici storiche, le radici appunto contingenti, potremmo dire, di quegli stessi rapporti di dominio. Per sfuggire a questa trappola, che è quella costituita dalla coppia idealismo-materialismo, così come l'idealismo l'ha costruita e congegnata, bisogna dunque sfuggire alla questione del fine come origine del mondo e della sua storia, quindi dall'anteriorità del senso, di là dal fatto che esso sia appunto palese, deterministico, provvidenzialistico, razionale o casuale, perché il caso, ad esempio, è una figura teologicamente importante, soprattutto dal calvinismo in avanti, ma non solo. Quindi se una filosofia riuscirà a sfuggire a questa trappola, dice Althusser, potrà essere chiamata, cito, finché lo si riterrà opportuno, quindi assumiamo convenzionalmente che chiamiamo questa filosofia, se c'è, che sfugge alla trappola costruita da questa coppia, come materialismo, ma potrebbe anche avere un altro nome. Ovviamente non sarà più il materialismo definito dall'idealismo, e non lo sarà più, perché riuscirà a spiegare grazie a quali condizioni storiche è sorto l'idealismo e con esso la definizione fuorviante di materialismo, reimpossessandosi, diremmo così, della propria vita. Il materialismo, diciamo quello vero, passatemi il termine, ma è solo per non usare troppe parole, è quindi
una filosofia che si presenta rispetto all'idealismo come antifilosofia. Come antifilosofia, quindi non come antifilosofia in assoluto, ma come antifilosofia rispetto a quella, tra, diciamo, a quel canone filosofico che è quello stabilito dall'idealismo. Quindi alla filosofia, ripeto, compromessa col potere politico, nel senso che è codificata per servire come supporto al potere politico, cioè come ideologia. Queste filosofie di questo tipo di materialismo, dice Roussel, sono esistite, non è che ce le dobbiamo proprio inventare tutti di sanatoria, semmai le dobbiamo aggiornare, però sono esistite. Epicuro, Spinoza, Marx, innanzitutto, a cui appunto si deve aggiungere Machiavelli. Diciamo, queste sono le quattro figure che ritornano sempre. Poi, come dice Tosel, ogni tanto Roussel costruisce anche delle straordinarie genealogie dove vengono immessi nomi anche di altri filosofi, che però o compaiono in modo cursorio, ad esempio Hobbes, oppure Derrida, oppure oppure Heidegger, oppure Nietzsche, eccetera. Diciamo, forse l'unica eccezione è Rousseau, però limitatamente al secondo discorso, perché tutto il resto di Rousseau invece, insomma, più o meno non va bene. Epicuro, quindi, e Lucrezio, diciamo, una versione più compiuta in qualche maniera, visto che di Epicuro abbiamo soltanto pochi frammenti, Machiavelli e Spinoza, Marx, hanno prodotto una filosofia in forma non filosofica e quindi non idealistica, ma per una ragione ben precisa. Non solo, o meglio, perché hanno posto la questione del contingente, anziché la questione dell'eterno, al centro della loro riflessione. E quindi hanno in tutta la pretesa, citazione anche questa, di non essere autonome, né di fondare la loro origine e il loro potere, non si considerano scienze, e ancor meno la scienza delle scienze, Hegel ovviamente. Riconoscono l'esistenza della realtà obiettiva esterna e l'indipendenza dal soggetto che la percepisce o la conosce. Riconoscono che l'essere, il reale, esiste ed è anteriore alla sua scoperta, cioè al fatto di essere pensato o conosciuto. Però direi che la caratteristica fondamentale di queste filosofie, che appunto mettono il contingente al centro della loro riflessione e non l'eterno, semmai il loro problema è capire i processi di eternizzazione, che però sono un'altra cosa, è dato dal fatto che affermano, cito ancora, la preeminenza della pratica sulla teoria. Che la pratica, questa secondo me è un'affermazione molto interessante, molto problematica, che è del tutto estranea al logos, quindi la pratica, che poi è l'insieme delle pratiche. Quando poi Roussel parla delle pratiche, sono sempre la pratica filosofica, la pratica ideologica, la pratica politica, la pratica economica, la pratica giuridica, cioè insomma, diciamo pratica anche qui per economia di discorso. Quindi la pratica però è del tutto estranea al logos, ok? Non è la verità con la V maiuscola e non si riduce né si compie nel dire o nel vedere. La pratica è una definizione che sostanzialmente torna dal 53 fino alla fine, con varie però variazioni, insomma, l'idea secondo me resta quella. Questa è presa sempre dalla conferenza di Granada. Processo, la pratica è processo di trasformazione sempre dipendente dalle proprie condizioni di esistenza. Quindi queste filosofie si occupano, partendo appunto da alcune pratiche, di evidenziarne le condizioni storiche, epistemologiche, politiche e culturali che le rendono possibili. Ma appunto qui entrerei nell'aspetto di contenuto del materialismo aleatorio. Vorrei invece tenermi appunto lontano da questo aspetto e soffermarmi sulle condizioni che consentono di far nascere questo approccio e poi di aderire a questo approccio. Condizioni che certo possiamo dire sono aleatorie, ma che implicano, a mio modo di vedere, proprio perché aleatorie, l'assunzione di una diversa prospettiva teorica e politica, che, diciamo, pur essendo presente all'interno della struttura, che possiamo chiamare capitalistica, capitalismo industriale, modo di produzione capitalistica,
Stato, eccetera, eccetera, è presente, però ovviamente non è resa disponibile dalle istituzioni, anzi in genere viene barrata, viene occultata, viene resa il più possibile inaccessibile. Direi anzi che la pratica, appunto, come processo di trasformazione indica, a mio modo di vedere, un punto di approccio ben preciso. Mettere la pratica prima della teoria, o cominciare dalla pratica, dalle pratiche, per capire come si nascono, si sviluppano e funzionano le teorie, significa ovviamente porre il proprio sguardo, concentrare la propria attenzione sul problema del lavoro. Proprio perché la pratica, appunto, è sempre trasformazione, anche può essere ovviamente anche una trasformazione meramente teorica. E quindi è solo in questa maniera che si può capire come le pratiche precedano sempre la teoria, e che una teoria è sempre teoria di una pratica. Pratica, appunto, è trasformazione di qualcosa in qualcos'altro, cioè lavoro. Porsi dal punto di vista del lavoro, allora, non è, soprattutto politicamente, qualcosa di scontato. È, appunto, potremmo dire, aleatorio, ossia dipende per metà dal caso e per metà da noi, per citare ovviamente Machiavelli 25 e forse anche un po' Marx 18 Brumaio, ora vado, quando dice appunto che gli uomini fanno la storia, ma non proprio del tutto come vorrebbero loro, perché si trovano anche una storia già fatta, e quindi all'interno di quella che devono operare, quindi operano con vincoli che li determinano, ma non in maniera assoluta e totale, restano degli spazi, appunto, di libertà. Posizionarsi nell'ottica delle pratiche quindi richiede una conversione dello sguardo, del proprio sguardo, quindi una trasformazione del soggetto. Probabilmente quella autotrasformazione del soggetto di cui Marx aveva parlato nelle tesi su Feuerbach, dopo le quali, peraltro, lo stesso Marx non scriverà più nel modo in cui scriveva precedentemente. Le tesi di Feuerbach sono forse ancora l'unico testo scritto in filosofese, se mi parlate, non passate il termine. Dopodiché il linguaggio e lo stile di Marx cambiano radicalmente. Allora, se, ripeto, porsi dal punto di vista di un materialismo che non è idealismo, ma che anzi in un certo senso ne è la vera origine occultata, è possibile solo ponendosi dal punto di vista del lavoro. Porsi dal punto di vista del lavoro è una scelta politica, e quindi, come tutte le scelte politiche, ovviamente non sono le uniche che sono così, sono scelte di tipo aleatorio. Nel senso che, appunto, sono scelte contingenti, dipendono dal caso, dalla situazione, da tutta una serie di fattori che non sono sostanzialmente del tutto prevedibili o ponderabili. Ci sono ovviamente certe condizioni sociologiche e fenomenologiche, ma non sono sufficienti. Si può essere poveri o operai, ma non per questo si è comunisti, detto banalmente, no? In qualche modo una lezione che Althusser ricava da Marx, ovviamente anche da Machiavelli, quando appunto dice si può far parte del popolo anche se non si è di origine popolare. L'essere parte del popolo è appunto una presa di parte. Ed è una presa di parte che dipende, ripeto, da una scelta che in realtà è per metà volontaria e per metà no. Dove in metà non è in metà il 50%, ma indica esattamente la relazione imponderabile tra la mia volontà e le condizioni nelle quali mi trovo. Così ovviamente, come per Marx e Engels e per lo stesso Althusser, si può essere comunisti senza essere proletari o operai, ovviamente, visto che nessuno di questi tre lo è. Allora, qui nasce secondo me un problema complesso, che è il problema della classe. In qualche maniera il problema del materialismo, il problema della classe, mi sembrano il corrispettivo filosofico-politico l'uno dell'altra, un po' forzando ovviamente. Nel senso che anche la classe è aleatoria, ovviamente non solo nella sua composizione, cioè appunto nel suo contenuto, ma anche proprio nella sua insorgenza, nel suo esserci.
Forse per questo Marx lasciò anche incompiuta la parte sulla classe alla fine del Capitale. Era difficile dare una scienza della storia che comprendesse, diciamo così, in maniera precisa il formarsi delle classi, o meglio, della classe. Quando si parla di classe, qui chiaramente è soltanto una delle due, o delle tre, o delle quattro, visto che poi che siano soltanto due. Vabbè. La classe, appunto, come il materialismo, che è la sua posizione epistemologica, materialismo storico, oppure la sua posizione filosofica, materialismo dialettico, per seguire Engels in questo caso. Ripeto, è dunque aleatoria perché è una scelta, una presa di parte. Questo ha una conseguenza, secondo me, importante. Perché non c'è, la conseguenza è che non c'è dialettica tra le due classi antagonistiche. Diciamo borghesia e proletariato per capirci. Poi anche Marx diceva che ce ne sono di più, Lenin diceva che erano tre, quindi vabbè, comunque, diciamo due, facciamo il caso apparentemente più semplice. La formazione della borghesia implica solo virtualmente l'esistenza del proletariato, la cui realtà dipende, ma mai necessariamente però, da una serie di fattori contingenti. Letteralmente non c'è alcun determinismo, perché anche in presenza di una serie nutrita di fattori che farebbe pensare a una precisa collocazione di classe, questa si manifesta sempre grazie a una esigua deviazione, appunto, l'exiguum clinamen. Una deviazione la più piccola possibile. Nell'apparente, appunto, deviazione, scusatemi, dall'apparente determinismo che l'insieme di queste condizioni sembra figurare. Che cosa genera tale deviazione? Vabbè, non si sa. L'unica cosa che si può dire è che si dà. C'è. La contingenza, quindi, è necessaria in quanto contingenza. Essa, cioè, non diventa necessità, nemmeno ex post. Di qui, secondo me, due differenze importanti con Hegel. Primo, in un certo senso non c'è dialettica nel negativo, perché l'esistenza di X non determina affatto quella di non X, né tantomeno quella di Y, che è soltanto uno degli infiniti non X. Quindi dire che non X è il contrario di X è fondamentalmente una falsificazione logica, perché non X non è il contrario di X, non X è l'insieme dei contrari di X. Quindi quale non X? Secondo, possono venire tutte le civette del mondo a legittimare razionalmente l'accadimento dello spirito, cioè fondamentalmente a giudicare l'evento quotidiano dello spirito, ma nessuna potrà mai dare veste formale e legittimità al caso in quanto caso. Al meglio lo trasformerà in necessità, però snaturando. Aleatorio significa, secondo me, infatti, non che un fenomeno non abbia una causa o più cause, ok? Ma significa che esse non consentono di tracciare un'evoluzione lineare della storia, del tempo, eccetera, a partire da quel fenomeno. Perché appunto l'evoluzione da ogni punto è sempre tendenziale. Direbbe Althusser, ma in questo forse è d'accordo con Darwin, probabilmente anche con Marx, cioè deve affrontare in ogni momento del suo divenire il confronto con più controtendenze e con altre tendenze. Quindi una tendenza per riprodursi deve essere continuamente riprodotta. Lo dico in un altro modo ancora per gli althusserologi. La causalità strutturale non sedimenta alcuna necessità, ma tendenze appunto che vanno continuamente riaffermate, riprodotte, se si vuole ovviamente che durino. Quindi l'esistenza di una causa o di più cause di un fenomeno lo rende, io uso questa distinzione, determinato ma non predeterminato. Determinato vuol dire che ha delle cause, d'accordo, che però non lo predeterminano, quindi non rendono né la sua origine nella sua eventuale durata necessaria. E infatti non è un caso che, seguendo Lenin anche in questo, il vero problema politico di Althusser, qui dissento un pochino da quello che è stato detto prima, sia molto di più
la durata di un aggregato che non il suo inizio. Il problema è che la rivoluzione si è data. Bene, ora come facciamo a farla durare? E in questo Machiavelli fornisce, secondo me, ad Althusser tutta una serie di, insieme a Lenin, magari meno citato, però secondo me sempre molto presente, non solo Lenin, diciamo più noto di Stato e Rivoluzione, ma anche di un'altra serie di testi, soprattutto quel breve testo che però è molto vicino a Stato e Rivoluzione, che si intitola una cosa del tipo riusciranno i comunisti a far durare il proprio Stato, una cosa di questo tipo, deve essere del 19, quindi immediatamente dopo. E che appunto pone tutta una serie di problemi che secondo me tornano anche nella riflessione althusseriana proprio dell'ultimo periodo, senza il nome di Lenin. Io ho sempre avuto l'impressione che il materialismo aleatorio sia un'altra forma per parlare, un'altra forma linguistica, lessicale, per parlare però sempre della stessa cosa, senza usare più però i nomi che già alla fine degli anni 70, inizio anni 80, cominciavano ad avere, come dire, talmente cattiva pubblicità che forse era il caso di non usarli più, no? Ecco, perché sarebbero stati essi stessi un ostacolo epistemologico, tanto vale a provare, ma almeno non so. Allora, io direi questo per cercare di chiudere. Il materialismo e la classe, come, ripeto, il materialismo come la filosofia della classe e la classe come il corpo politico della filosofia, proletaria, comunista, chiamatela come volete, sono, se appunto questi due elementi sono aleatori, il problema in un certo senso comincia ora. Se, diciamo, è vera o ragionevole in qualche forma questa ipotesi, perché come appunto ricordava Machiavelli all'inizio del Principe, se per comprendere i principi bisogna essere popolare, no? E dunque collocarsi in una posizione precisa che non dipende soltanto dalla nascita ma appunto anche dalla scelta, allora si tratta di capire come si produce questa scelta, una volta detto che questa scelta non è totalmente predeterminata. Quindi la domanda è questa: questa presa di parte, essere popolare, per dirla con Machiavelli, oppure essere comunista, è legata o no alla questione dell'interpellazione? Dunque, perché o è una scelta prettamente volontaristica, allora tutto quello che ho detto prima non ha alcun senso, quindi mi sono sbagliato, chiedo scusa di avermi portato via del tempo, però io ci ho provato. Se invece quello che ho detto prima, ripeto, ha margini di sensatezza, allora è evidente che non può essere una scelta volontaristica. Non può essere una scelta, meglio, esclusivamente volontaristica. Ma allora, appunto, quali sono i fattori non determinabili ma che incidono su questa scelta? L'interpretazione, ripeto, tentare di tenere assieme questa questione di quella dell'interpretazione, mi rendo conto, forse è sbagliato, forse è un problema mal posto, non lo so. Per una serie di ragioni. Primo, perché la teoria dell'interpretazione, ad esempio, è pensata da Althusser in riferimento agli apparati ideologici di Stato, come voi sapete. Ora, pensare che si sia comunisti per una teoria dell'interpretazione che dipende dallo Stato mi parrebbe francamente un pochino contraddittorio. È vero che, lo Stato cerca di produrre appunto dei buoni cittadini, e però questo tentativo non produce necessariamente buoni cittadini, proprio perché, essendo una interpellazione, quindi un meccanismo in realtà complesso, che prevede la risposta, una certa risposta, via di questo passo,
Non sempre lo Stato riesce a avere i propri buoni cittadini. Questo potremmo dire è un elemento di deviazione, si parla non a caso di devianza sociale quando qualcuno in genere protesta e dice di non essere d'accordo. Però ripeto, questo è sufficiente? A mio modo di vedere no, perché è chiaro che la devianza sociale, il deviante non è mica detto che vada necessariamente a porsi là dove noi vorremmo, no? Cioè nel novero appunto dei comunisti. Uno può prendere una posizione anarchica, libertaria, iperindividualistica, non lo so, religiosa, voglio dire. Quando l'interpellazione fallisce non è che diventi comunista. Questa sì sarebbe una vera dialettica hegeliana che darebbe ragione a Žižek, per cui la dialettica ci farà vincere. Il problema è che è sbagliata. È sbagliata. Perché, lo ripeto ancora, il contrario di X è non X, cioè gli infiniti non X. Non il contrario della borghesia è il comunismo. Il contrario della borghesia è la non borghesia. Che cos'è la non borghesia? I feudatari, i borboni, i primitivi, gli ecologisti, gli anarchici. Dove sono? Ci saranno anche i comunisti in mezzo lì? Sì, sicuramente sì, trovarli però. E soprattutto poi metterli assieme, che sono due cose diverse. Quindi, il problema è, supposto anche che noi guardiamo alla parte deviante, intesa in un senso positivo chiaramente, ovviamente nel mio discorso, cioè come tutti quelli che mettono in cortocircuito l'interpellazione degli apparati ideologici di Stato. Come facciamo noi a formare le coscienze comuniste di quelli lì o di quelli che un po' per caso, un po' per volontà sono, diciamo così, disponibili? Sono solo le condizioni materiali di lavoro che forgiano appunto le coscienze? Se fosse così torneremmo in un determinismo di tipo empiristico, secondo me sostanzialmente speculare a quello a cui sto cercando di vincolare. Quindi, certo che si diventa classe quando ci si iscrive in essa volontariamente, ed è anche vero che ci si iscrive in essa volontariamente quando si è mossi probabilmente da certe condizioni oggettive, però nessuna di queste due cose è sufficiente per spiegare questa iscrizione. Allora appunto bisogna dire che l'interpellazione agisce anche all'interno della formazione del comunista. Cioè c'è una ideologia specificamente comunista. Ok? E questo, come ricordavo prima dall'intervento di Stefano, è coerente con quello che, secondo me, Dussel ha detto appunto all'inizio e non ha mai rinnegato, e cioè che non è possibile uscire dall'ideologia. Ora, che l'ideologia non sia scienza, vediamolo per assodato, anche se è una cosa complicata, ma l'aspetto importante però è che se non è scienza non è detto che non serva e non sia ovviamente molto utile per la politica. Il problema è che cosa distingue l'ideologia comunista dalle altre ideologie o nel nostro schema dall'ideologia borghese? Francamente non lo so, o meglio, è chiaro che ci sono delle differenze fenomenologiche. Come ti ricordava anche Stefano prima, ci sono differenze di obiettivi, ci sono differenze di strumenti, no? Ci sono differenze, o dovrebbero esserci, differenze delle modalità con cui si fa l'azione politica, eccetera. Però appunto mi chiedo, in questo caso, se parliamo del comunismo come una sorta di ideologia della liberazione, mi verrebbe da dire invece che di teologia della liberazione, una sorta di ideologia della liberazione che consente, attenzione, di scartare, deviare continuamente rispetto alle realizzazioni insoddisfacenti, ad esempio, del comunismo stesso, come può essere lo stalinismo. Ma allora in questo modo, appunto, ciò che guida realmente questo processo non ha esso stesso un soggetto, non ha bisogno di un soggetto con la S maiuscola, cioè non solo di tanti soggetti che sono gli individui, i partiti però anche, no? Le associazioni, i movimenti, eccetera, che collaborano alla costruzione
ma non ha bisogno appunto di una sorta di grande altro. Certo, però questo grande altro, finisco, mi pare avere delle caratteristiche diverse, ad esempio da quello lacaniano, da quello in un certo senso anche borghese. Qui torno alle cose che diceva Stefano, che mi sono interessanti. La cosa straordinaria di questo grande altro è che è un grande altro completamente vuoto. Quindi è un paradossale soggetto che contemporaneamente non è un soggetto, ma appunto può essere molti soggetti. Non per aprire la pluralità, attenzione, nel senso non vuol dire che siccome c'è il soggetto è vuoto o è un vuoto, meglio ancora, io di dentro ci posso fare quello che mi pare. Vuol dire che dentro lì si scrivono tutte quelle tendenze all'interno delle quali io posso trovare quella che magari per quella congiuntura storica, per quella epoca, per quel periodo, mi porta a fare un passo nella direzione del mio obiettivo. Ripeto, questa non la chiamo soluzione, insomma, questa proposta che sottopongo alla discussione mi pare ancora molto, troppo almeno nella mia testa, magari nella vostra è molto più chiara, indeterminata, però forse, ripeto forse, è una via che si può seguire. Grazie.